Salve a tutti, bentrovati all'ultima puntata del 2019 di Caffè Scorretto, sempre in compagnia del presidente Severino Nappi, presidente Associazione Nord-Sud. Oggi ovviamente facciamo un po' quello il punto della situazione, chiedendo ovviamente al presidente Nappi il da farsi per il 2020. Eh sì, perché noi siamo abituati in questi giorni a vedere tanti che cominciano a mettere in fila quello che hanno fatto. In realtà spesso sono soltanto chiacchiere, raccontano vicende che non si sono verificate. Io credo che invece le persone vogliono soprattutto sapere che cosa bisogna fare in un anno che comincia, un anno che è molto importante per il futuro della Campania, per il futuro del nostro posto, perché non dobbiamo perdere l'occasione per rivoltare questa terra come un guanto, finalmente, con misure che servano a restituire lavoro, che restituire fiducia, che puntino alla formazione, che invece di preoccuparsi di tante cose che non vanno, vedano soprattutto come cambiare le cose in meglio, perché sono stufo anche di tutta questa rabbia, di questa lotta l'uno contro l'altro. Credo che la politica deve servire a portare benefici alla comunità e quindi fare squadra, fare rete, costruire opportunità di crescita, mettere insieme progetti importanti sulle grandi questioni di una terra che per esempio è bellissima, ha prodotti straordinari, ma nei quali nessuno investe, immaginare come usare nuovi fondi europei, immaginare e articolare un programma di rigenerazione urbana, finalmente risolvere il problema dell'urbanistica e dell'abusivismo. Sono tante le questioni che però non possono essere soltanto chiacchiere, ma programma. Noi ci stiamo lavorando da anni, abbiamo costruito un progetto complessivo, ora lo mettiamo in campo e naturalmente crediamo e siamo convinti che una squadra serva esattamente a questo. Quindi tanti di noi per fare qualcosa utile a tutti noi. Ovviamente dopo questo è duopo fare gli auguri ai campani e alla Campania. Ma sì, auguri di cuore, noi abbiamo una grande fortuna, quella di vivere nel posto più bello del mondo. Quindi gli auguri dalla Campania sono gli auguri di un popolo fortunato che merita di più. E il 2020 è obiettivo di tutti noi, che sia migliore, che sia più felice e intanto godiamoci questi giorni di festa, ma anche di progettualità e di opportunità. Buon anno a tutti. E noi ci associamo ovviamente agli auguri del presidente Nappi, augurando a tutti voi che ci seguite sempre e in tanti, tantissimi auguri di buona fine e buon inizio 2020. Arrivederci.